Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Wiko Rainbow, confezione molto colorata, come suggerisce anche il nome del terminale. Andiamo a vedere che cosa contiene. Apriamo dunque la confezione e troviamo subito nella parte superiore, con questa protezione di gomma piuma, il terminale, che andiamo a rimuovere e a riprendere successivamente. Apriamo questa seconda copertura di cartone, troviamo subito una manualistica rapida, in realtà piuttosto spessa rispetto al solito, un po' di cellophane e l'auricolare qui con cuffia in formato standard di fattura media, con anche il tasto per rispondere alle chiamate. Troviamo poi il caricabatterie da parete con plug USB da un ampere di output, e poi il classico cavo dati USB micro USB, quindi confezione completa. Andiamola a levare da sotto la telecamera e riprendiamo il Wiko in mano. Vi parlo subito di dimensioni: 146x74x9.3 mm di spessore, 167 grammi di peso, in realtà piuttosto pesante. Andiamo a vedere com'è fatto. Sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume, qui in alto sul lato destro il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, lato inferiore che vede il microfono principale, lato superiore dove troviamo il jack micro USB e quello per le cuffie da 3.5 mm, posteriormente la camera da 8 megapixel con il flash LED qui a fianco e l'autofocus. Sul frontale invece abbiamo la capsula auricolare che riprende in ogni colorazione quella del posteriore, la camera frontale da 2 megapixel, qua sotto anche sensore di luminosità e di prossimità, e nascosto nella griglia un po' stile HTC il LED di stato e di notifica. Sotto i tre tasti posti sulla cornice, quindi al di fuori del display, andiamo ad aprire la scocca facendo leva qui in alto sulla fessura. Vediamo come l'interno sia colorato del classico colore Wiko, questo verdino, verde acqua. Abbiamo i due slot per due sim in formato standard e lo slot di espansione per la micro SD che va ad espandere i 4 GB di memoria, la batteria posta qua sotto da 2000 mAh, qua sotto la griglia dell'altoparlante. Andiamo a richiudere la cover che è disponibile in tanti colori. Abbiamo il giallo che vedete, abbiamo il bianco, il nero, il corallo, il turchese, il fucsia e il viola, e ovviamente con la capsula auricolare abbinata. Il materiale è gommato, ma purtroppo, come potete vedere, ha il piccolo difetto di assorbire molto lo sporco, quindi una cover è consigliata, se no sarete costretti a cambiare la shell posteriore e molto spesso. Andiamo ad accenderlo. Vi parlo di processore che muove il telefono, è un MediaTek MT6582 da 1.3 GHz, quad core però Cortex A7 con GPU Mali 400 e 1 GB di RAM a bordo. Il display che si sta illuminando è un 5 pollici con risoluzione 1280x720 pixel, quindi un HD da 293 ppi, tecnologia IPS. Abbiamo una parte radio che vede 4 bande GSM, 3 bande UMTS, non c'è l'LTE, c'è però il GPS, l'accelerometro, come detto i vari sensori di luminosità e prossimità, non c'è l'NFC, c'è il Wi-Fi BGN, e questa è la scheda tecnica principale di Wiko Rainbow. Io per adesso concludo, vi do appuntamento alla recensione. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.